Ciao, ti spiego questa pillolina di basso in slap abbastanza avanzata. Come accordo tengo un Si minore settima. Le note reali che vado a suonare all'interno del groove sono Si naturale, basso, la sua acuta tasto 7 corda di Re, tasto 9 corda di Re, scusa, il Re naturale, tasto 5 corda di La, e poi vado ancora a mettere Fa diesis e La naturale. Tutto il resto sono delle ghost note che vanno ad incastrarsi. Entriamo con un ottavo in Si fatto in Emmeron, quindi solo con la mano sinistra. Ok? Poi ho due ghost, una col pollice sulla corda di Mi e una strappata sulla corda di Sol. Poi vado a mettere un'altra hammer-on sulla nota Si, alla sua ottava, quindi che, al tasto che ti dicevo prima, al 9. Poi vado a mettere un Re sempre in hammer, attenzione. Sempre, tra l'altro, dopo che ho suonato la nota in hammer, vado a mettere ghost e ghost. Anche su Si, prima me lo sono dimenticato di dirtelo. Si. Quindi la ghost la posso fare sia qua sulla corda di Re, quella in thumb, che volendo anche ancora sulla corda di Mi. O qua oppure seguo. È abbastanza indifferente. A me viene più facile forse da seguire. Anche sul Re, quindi faccio Re con le due ghost, quindi sempre thumb e sempre strappato. In questo modo, ok? Ghost thumb e ghost strappata. Dopo partono le terzine di sedicesimi. In pratica faccio sempre la stessa cosa di prima, solo che qua c'è un'accelerazione perché mentre prima erano sedicesimi, qua sono terzine di sedicesimi, come vedi anche dalla partitura. Faccio Fa diesis con l'anulare, sempre in hammer, eh? Hammer, thumb, pluck, hammer, thumb, pluck. L'ultimo hammer l'ho fatto sul natu la naturale, te lo faccio tutto lento. Adesso un po' più veloce. Bell'incastro, vero? Esercitati, fammi sapere se riesci a suonarlo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo.